Una manifestazione all'insegna della creatività studentesca declinata in tutte le sue sfumature. Una giornata ricca di arte, canto, musica, danza e tanto divertimento che ha visto esibire oggi sul palco del Teatro Ariston di Trapani le leve più promettenti fra gli studenti del liceo Fardella Ex Menes. E questa è la giornata dell'arte organizzata dai rappresentanti di istituto del liceo scientifico e classico. Abbiamo organizzato appunto questo evento chiamato FX Factor, dove gli alunni hanno la possibilità di mettere in mostra il loro talento nel canto, nel ballo, nella recitazione e anche nella musica. Vogliamo anche celebrare l'anniversario di Falcone recitando un monologo insieme alla mia collega rappresentante d'istituto per appunto commemorare. L'obiettivo di questo contest qual è? È finalizzato a cosa? C'è una giuria? Sì, abbiamo una giuria, la nostra giuria è composta dal presidente, il professore Matteo Perain, un professore storico del nostro liceo, che abbiamo voluto invitare di nuovo, il nostro ex rappresentante d'istituto Gioele Dallarita, l'assessore alla cultura Rosalia Dalì e il professore di danza Fabio Asani. Un susseguirsi di performance artistiche variegate in tre punti diversi del centro storico di Trapani, che intendono valorizzare i talenti giovanili attraversando il loro estro creativo e culturale. È un evento che è stato rivolto anche agli altri istituti comprensivi, quindi partecipa anche la Bassi Catalano, la Pertini, e sono tutti gli studenti che sono qui con noi oggi. E la giornata dell'arte si sta tenendo anche in altre due sedi, cioè Piazza Mercato del Pesce, ex Piazza Mercato del Pesce, dove c'è un'estemporanea di pittura, quindi i nostri studenti sanno anche disegnare, e dove c'è anche la band della nostra scuola, tenuta dal professore Lo Schiavo. E anche di una mostra fotografica. E inoltre oggi è l'anniversario della strage di Capaci, quindi abbiamo richiamato il tema, abbiamo fatto un monologo io e Matilde al teatro per Giovanni Falcone e Borsellino, e questo tema è richiamato anche a Piazza Mercato, dove stanno facendo degli elaborati in memoria della strage di Capaci.